Un libro fantasy ambientato a Casalguidi. Tutto merito della penna di Laura Orejón, spagnola, ma che già da anni vive con la propria famiglia nel comune di Serravalle Pistoiese e già autrice del romanzo fantasy steampunk scritto con lo pseudonimo di Evelyn Durand. Si intitola Neverringers e narra della misteriosa sparizione di tre fratelli. L'idea di questo libro è perché comunque ho i miei figli in casa che non leggono, io sono una scrittrice, quindi ho già scritto per case editrici, sto già scrivendo dal 2017 con lo pseudonimo Evelyn Durand per una casa editrice di Milano, delle Edizioni, però ho notato che i miei figli fanno fatica ad appassionarsi a un genere, ad appassionarsi alla lettura. Quindi mi sono chiesta cosa vi piacerebbe leggere, che ve lo faccio io, sono una scrittrice. E insieme abbiamo, durante il lockdown, il mio figlio Christian, insieme a Leonardo, abbiamo studiato questa storia. Questa storia dove ci sono elementi di videogioco, dove ci sono elementi fantasy, giochi di ruolo, cose che piacciono a loro. Comunque ho fatto riferimento a cartoni animati, a cose che vivono loro e che guardiamo insieme. Abbiamo deciso di ambientare questa storia a Casalguidi perché era una cosa, volevamo dare un po' di senso al nostro posto dove abitiamo. La storia è una storia di tre ragazzi che abitano a Casalguidi, i loro fratelli maggiori sono scomparsi e quindi loro si ritrovano, anche se non sono amici, si ritrovano insieme a svelare questo mistero e per caso vengono catapultati in un'altra dimensione. È una dimensione dove ci sono sempre riferimenti alla loro città, c'è il campanile, c'è la piazza e non sanno come mai così è stata costruita in questo modo. È semplicemente un'isola nata dalla fantasia di questi ragazzi che poi potranno domare questi Navelringers, che sono una specie di Pokémon, però in versione quasi umana e che c'è un mistero sotto, ovviamente, non posso dire altro. Come e dove è acquistabile questo libro? Questo libro lo troviamo su Amazon in versione cartacea, in versione ebook e partecipa al concorso Amazon Storyteller 2020. Ma a voi questo libro è piaciuto? Io lo sto quasi per finire e sinceramente per essere stato il primo libro per ragazzi scritto da mia madre è bello, è bello. Io tra un pochino di tempo sarò messa al libro e dico che mi piace tantissimo perché la storia mi piace. E sto arrivando a un punto in cui mi piace.